Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2017, attivi nell'emergenza. Oggi vi parlerò del numero unico di emergenza 112. In Italia, fino a qualche anno fa, abbiamo avuto vari numeri per la gestione dell'emergenza. C'era il 112 per l'Arma dei Carabinieri, il 113 per la Polizia, il 115 per i Vigili del Fuoco, il 118 per la richiesta delle ambulanze per l'emergenza sanitaria. Adesso, piano piano, in tutta Italia vengono lentamente attivate le centrali operative del NUE. Le chiamate a 112, 113, 115 e 118 al momento vengono trasferite automaticamente alla centrale operativa del NUE. Piano piano, nel corso del tempo, saranno rimossi i numeri 113, 115 e 118. Il numero unico per l'emergenza è 112. È importante ricordarsi questo numero, è importante ricordarselo per vari motivi. Innanzitutto considerate che è possibile effettuare una chiamata al 112 dal cellulare, anche se il cellulare ha la tastiera bloccata con il PIN, con, non lo so, l'impronta digitale. È possibile addirittura effettuare la chiamata al 112 da alcuni telefoni cellulari, persino se non c'è la SIM all'interno. Con la chiamata al 112 è possibile allertare le forze dell'ordine, è possibile richiedere un'ambulanza, è possibile richiedere i vigili del fuoco, ma soprattutto, con il fatto che è una centrale unica di emergenza, è possibile segnalare le situazioni complesse che richiedono l'intervento contemporaneo di più enti. Immaginate la situazione di un incidente stradale in cui ci sono delle persone ferite e una delle persone ferite è bloccata all'interno dell'auto, quindi c'è la necessità delle ambulanze per soccorrere i feriti, ma anche dei vigili del fuoco per estricare le persone intrappolate all'interno delle auto. Anziché dover fare due telefonate, una per chiedere ai vigili del fuoco e una per chiedere l'ambulanza, si fa una sola telefonata, si spiega la situazione e sarà l'operatore del NUE a allertare contemporaneamente i vigili del fuoco e le ambulanze. È importante, quando si fa una chiamata di emergenza al NUE, non solo di spiegare correttamente qual è la situazione di emergenza che ci si presenta davanti, ma anche, se necessario, lasciare il proprio numero di telefono fisso o cellulare dal quale si sta chiamando, perché l'operatore potrà dare il vostro numero agli enti preposti e gli enti preposti potranno richiamarvi se ci sono necessità di chiarimenti, se ci sono necessità, in particolar modo se l'emergenza avviene in una situazione difficile da raggiungere, per avere specifiche informazioni sulla strada per arrivare sul luogo dell'emergenza e cose di questo genere. L'Italia sta passando al numero unico di emergenza in base ad una specifica normativa europea. Il motivo è molto semplice: è importantissimo ricordarsi che in tutti gli stati membri della Comunità Europea il numero unico di emergenza è 112, quindi anche se vi trovate all'estero, anche se vi trovate, non so, in Germania, in Francia, in Spagna, in Grecia, dove possa capitare, siete a fare un giro, a fare una passeggiata, a farvi una vacanza, c'è una situazione di emergenza, volete chiamare gli enti preposti, sapete che in qualsiasi stato europeo il numero da fare per le emergenze è sempre 112, e al 112 vi risponderà sempre un operatore del servizio di emergenza che potrà essere in grado di allertare dove necessario le forze dell'ordine, le ambulanze, i vigili del fuoco e tutto quello che serve per segnalare un'emergenza. Quindi ricordatevi, il nuovo numero di emergenza, non solo per tutta Italia ma per tutta l'Europa, è il 112, il numero unico di emergenza. Se volete maggiori informazioni, inoltre, potete scoprire il NUE 112 anche grazie al canale YouTube che ci parla del NUE 112, lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Andate e date un'occhiata, ci sono dei video che spiegano il funzionamento del numero, che spiegano le esperienze delle regioni che sono già passate a questo numero. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!